I carabinieri hanno arrestato il 31enne Nicola Vallefuoco di Brusciano, ritenuto contiguo alla clan dei Casalesi. L'uomo è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna in seguito alla condanna a 4 anni e 2 mesi per rapine commesse a Rimini nel 2004 e nel 2007. Vallefuoco si era reso reperibile dallo scorso 2 gennaio, ma è stato rintracciato mentre stava rientrando a casa, verosimilmente per una visita mordi e fuggi ai familiari. Dopo le formalità è stato accompagnato in carcere. Particolari sempre più agghiaccianti emergono nella tragedia che ha colpito Ciro Ascione, il ragazzo prima scomparso e poi ritrovato senza vita sui binari a Casoria. Il 16enne è partito dalla stazione centrale di Napoli e le registrazioni analizzate dalle telecamere presenti mostrano un nuovo particolare. Qualcuno ha visto cosa è successo. Nel filmato infatti c'è una persona che sembra aver visto tutto. La squadra mobile sta ora tentando di identificare la persona, la quale sembra che non abbia dato l'allarme e non abbia avvisato la Polfer o il personale delle ferrovie. Il ragazzo si era aggrappato al bredellino fuori le porte del treno che stava partendo proprio in quel momento. Un aiuto decisivo lo sarà dato dall'autopsia, che confermerà una serie di dubbi sull'indagine, come ad esempio l'ora del decesso e le cause, e soprattutto se la morte sia avvenuta sul colpo oppure se era ancora vivo e poteva essere salvato. Sarà decisiva quindi per decretare se il fatto possa essere classificato come omicidio colposo o quindi avviare l'indagine. E tragedia sfiorata in Galleria Laziale a Napoli. Ieri sera un giovane di 16 anni è caduto rovinosamente sull'asfalto mentre viaggiava su uno scooter di piccola cilindrata. Il traffico nella galleria che collega Fuorigrotta a Mergellina era intenso a quell'ora, quando improvvisamente le auto che precedevano lo scooter hanno frenato di scatto. Alcuni testimoni presenti al momento del fatto affermano che il ragazzo avrebbe dovuto effettuare una sterzata per evitare di colpire le automobili ed è caduto sull'asfalto. Alcuni automobili in transito hanno così visto la scena e chiamato i soccorsi. I volontari della Croce Rossa sono accorsi tempestivamente sul luogo dell'incidente insieme al 118 e alla polizia. Il ragazzo è stato così trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Un altro decesso per meningite, il terzo da meningococco registrato in Campania dall'inizio dell'anno. È morta nella notte tra mercoledì e giovedì la donna di 60 anni di Torre del Greco, giunta in condizioni disperate la sera del 24 gennaio al pronto soccorso del Cotugno. La paziente, che accusava febbre e mal di testa con l'aggravarsi dei sintomi, è stata trasportata dapprima al reparto emergenze del Cardarelli e poi, dopo la diagnosi, trasportata in ambulanza al vicino Cotugno. Le condizioni della paziente sono apparse subito gravissime, anzi drammatiche. Si tratta questo del primo caso di questo tipo nel 2018. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato Giacomo Odoni, del luogo già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, i militari dell'arma hanno scoperto che aveva nascosto 11 dosi di cocaina nella testa di un gioco di bambini. Dopo le formalità di rito, Odoni si trova ai domiciliari ed è in attesa di giudizio per direttissimo. Le fiamme gialle della compagnia di Scafati, durante un controllo in strada di uno scooter, hanno scoperto che il giovane alla guida, già noto alle forze dell'ordine, occultava abilmente 13 pallini di cocaina all'interno dello specchietto retrovisore del motoveicolo. La successiva perquisizione, effettuata presso il domicilio del pusher a Gragnano, ha consentito di rinvenire ulteriori 62 confezioni di droga per un totale di 25 grammi e 200 euro in banconote da piccolo taglio, ovviamente provento del reato di spaccio. Il responsabile è stato arrestato. E la Guardia di Finanza, nell'ambito di un'attività di servizio condotta nel comune di Sant'Egidio Montalbino, nel Salernitano, a tutela del monopolio statale dei videopoker, ha sottoposto a controllo un circolo ricreativo in cui risultava in funzione un congegno elettronico riproducente la logica del poker, illecitamente detenuto. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Ed è avvolta nel mistero la morte di un ragazzo di origine straniera, Arturo, adottato da una famiglia di Mercato San Severino, è morto ieri in ospedale ad Avellino, dove era ricoverato dallo scorso 18 gennaio. Il 17enne aveva accusato un malore mentre era in casa di un amico, un 26enne ucraino.
che risulta indagato. Arturo era finito in coma fino al decesso. Il fascicolo aperto dalla procura ipotizza una morte in conseguenza di un altro reato e la cessione di stupefacenti. Gli esami dovranno chiarire le cause della morte del giovane: uno spinello e un cocktail di alcolici oppure l'assunzione di farmaci o addirittura un malore causato da una patologia. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.